Ciao a tutti, finalmente siamo tornati alla vittoria. Prima vittoria di questo, a quanto pare, maledetto 2018 per il Livorno Calcio. Allora, piccola parentesi prima di iniziare. Cercherò, ma non prometto niente perché mai si sa che non fa parte, diciamo, del mio io, della mia personalità, il fatto di non divagarmi troppo nelle cose, però cercherò di non parlare, diciamo, di cose extra, pur sempre inerente al Livorno Calcio della partita. Cercherò di limitarmi se riuscirò a parlare appunto della partita in sé per sé, senza sta di cose successe in quest'ultimo periodo, perché ve lo dico sinceramente, a parte il fatto che andrei clamorosamente fuori tema, personalmente, oltre al fatto che non voglio dirlo, c'è anche un discorso di informazioni. Non ho le informazioni adatte per poterne parlarne, e tantomeno quel poco che ho non so nemmeno se è vero. Quindi, prima di dire cazzate, parliamoci chiaramente, preferisco stare zitto e fare il classico commento senza, appunto, come ho detto prima, andare troppo in altri argomenti che sono in primis fuori tema e secondis, diciamo, troppo ampi per me, ecco. Basta. Comunque, questa è una parentesi. Parliamo della partita. Come ho detto prima, finalmente ci si è fatta, dai, a conquista i primi 3 punti di Vesta 2018. Ale, io vi dico la verità. Questa partita qua, secondo me, oltre chiaramente a un discorso di importanza a livello di classifica, per come era l'andazzo di Livorno e per le cose che stanno, a quanto pare, succedendo, e non sto andando fuori tema assolutamente, questo non è stato dato di fatto, è una partita, cioè il risultato che è venuto fuori ha fatto sì che questa sia stata una partita molto molto importante, secondo me, dal punto di vista mentale barra morale, perché ci si viveva nel pane. E io sarò sincero con voi, io non mi aspettavo che, né tantomeno che il Livorno potesse riuscire a vincere in questo modo a Gorgonzola. Perché, beh, innanzitutto, per l'amor di Dio, non è che Livorno abbia fatto una grandissima partita, soprattutto in vista dello spettacolo, non è che ha fatto, che ne so, magari grandissimi passaggi, fraseggi, grande palleggio, quello che mi pare. No, Livorno se l'ha vinta perché, a differenza di quanto pare della Gianerminio, ci ha messo un po' più di voglia e non tanto la fortuna, però determinate occasioni è stato anche un pochino fortuito, no? Magari determinati contrasti, quello che mi pare. Però alla fine, secondo me, lo stato di tutto fra le due squadre è giusto che i vincitori finali sia stato il Livorno, perché ha giocato meglio comunque, secondo me, proprio dal punto di vista dell'aggressività e per quel poco che c'è stato anche di diciamo, a livello di didattico, ecco. Magari in determinate situazioni Livorno magari si è fatto magari più preparato, magari dal punto di vista difensivo rispetto alla Giana, e magari è stato sicuramente più concreto rispetto alla Giana dal punto di vista offensivo. Non che tutte e due le squadre abbiano fatto chissà cosa, però almeno Livorno questa volta è riuscito a sfruttare quel che ha creato, ecco. A parte questo, mi sono perso il discorso. Vi stavo dicendo, vi dico la verità, io personalmente non mi aspettavo che Livorno riuscisse a vincere in questo modo, fra l'altro, questa partita qua, a Gorgonzola, perché ormai si sa, io lo dico perché, diciamo, seguo la Giana dall'altro anno, dato che è stato l'anno in cui Livorno ha, diciamo, questo, sta militando in Lega Pro. E ho notato, quanto pare, a mio piacere, dato che noi comunque per ben 2 volte ne siamo usciti quantomeno non sconfitti, che se non tutte, quasi tutte le squadre che sono andate laggiù, magari sì, alla fine hanno vinto, ma non hanno vinto in maniera semplicissima, come magari può succedere in altri campi. Diciamo che comunque Livorno ha espugnato un campaccio, lo chiamo, sì, e per campaccio, badate bene, io intendo che è un campo in cui una squadra avversaria riesce difficilmente magari a giocare a modo suo, ecco, comunque fa addirittura a fare risultato. Però qualcuno ce l'ha fatta, ma come ho detto prima, non in maniera semplice come magari spesso accade in altri campi. Quindi diciamo che non me l'aspettavo mai, anzi, dovete vedere se va laggiù, soprattutto nel periodo che magari uno spera, poi sia la partita che possa rilanciarci un po', e sicuramente non sarà questa, invece. Bravo Livorno, me l'ha buttato in tomo. E io sono stracontento, per amor di Dio. Però io alla fine rimango speranzoso. Però magari giustamente faccio anche influenzare da come stanno andando le cose, da com'è quel campo, dal livello, dico, così prima del campaccio, cioè, no? Com'è il campo a livello di terreno, ci mancherebbe altro, magari mi sta andando per la squadra. E
e così via. Quindi secondo me Livorno non, data la situazione, soprattutto se non riusciamo magari a portarci a casa tutti questi 3 punti, invece Masburgo è dato, è meglio così. Quindi, tra un discorso di prima, questa è una partita comunque difficile, che però il Livorno è riuscito a gestire molto molto bene. Perché vi dico la verità, non c'è stato un momento in cui ho detto sta vedere ora il Livorno va in balia della Giana. No, sinceramente, con tutto il rispetto per gli avversari, il Livorno ha fatto la sua partita tranquilla, rischiando pochissimo, a parte per l'occasione lì, che secondo me è stata quella più plateale, di andare in viatura. Non so come si chiamasse, mi dire la verità, il giocatore che ha fatto il tiro, però di quando Pulidori nel primo tempo ha rinviato male il pallone, è andato sulla la palla è andata sul giocatore della Giana, Pulidori era fuori, poi l'hanno tirato, meno male. Comunque poi Pulidori in qualche maniera, diciamo, ha sistemato il problema da lui creato. Parte bella, io credo che grandissime occasioni per quanto riguarda la Giana non ce ne siano state, quindi birellaccio, discorsi di prima, Livorno ha fatto la sua partita in maniera molto tranquilla, il risultato non è mai stato in pericolo, soprattutto dopo essere andato in vantaggio. Quindi questa è stata, secondo me, la mia visione, più o meno, e diciamo anche la mia opinione sulla partita, la pre-opinione sulla partita. Quanto riguarda il discorso, tanto per, tra virgolette, allungare un po' la zuppa, statistiche, credo che comunque a livello di occasione si siano più o meno equilibrate le squadre, però la differenza principale è stata che magari Livorno, come ho detto prima, ha concretizzato quel poco, perché di per sé non è che sono state grandissime occasioni, anche se rispetto a tante altre partite, soprattutto le ultime, Livorno ha creato di più, però comunque è sempre poca roba, soprattutto rispetto a quello che Livorno ha fatto vedere prima di questo 2018. E a parte questo, dicevo, tutte e due le squadre che abbiamo creato chissà quanto. A livello di palleggio non è stata una bella partita dal punto di vista proprio dello spettacolo, mettiamolo così, cosa dovuta secondo me anche, ma non solamente, ci mancherebbe, però secondo me ha influito anche quello, il fatto che a quanto pare il campo era abbastanza motoso, perché dice, a quanto pare, stando a Tricronista, pioveva se non solamente da mattina, magari anche da ieri, non lo so, ma comunque da stamattina laggiù, seppur in maniera fine 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 fine, entrava a piove, magari il campo giustamente si è ammorbidito, e magari per una squadra che come può essere questa del Livorno, che magari fa del suo gioco il palla a terra e cerchiamo di creare qualcosa, magari ne risente un po', come è successo la settimana contro il Cuneo, eh? Poi che lì Livorno abbia perso anche la testa, vabbè, lasciamo perdere, perché io ve lo dico, questa è un'aggiunta, sì, l'ho scritto su un commento, cioè l'ho scritto come risposta a un commento di un video precedente che feci, ma non mi ricordo qual è di preciso, forse è l'ultimo che ho fatto per quanto riguarda, ovviamente prima di questo, i commenti di Livorno. Io l'ho detto, la partita col Cuneo l'ho vista, io la potevo anche commentare, però c'avevo un'agitazione a livello proprio di chiamiamola rabbia, anzi delusione barra tristezza, che alla fine siamo lì e mettiamoci da anche la rabbia, che ho detto preferisco stare zitto piuttosto che commentare, magari poi farmi influenzare da appunto questi fattori qua, ho detto sto zitto che è meglio. Quindi vabbè, questa è la piccola aggiunta che volevo dire, che l'ho vista mettere qualcuno, potevo fare un commento ma ho preferito non farlo perché c'erano tanti fattori che avrebbero influenzato in maniera molto arrogante, molto volgare più che altro il mio commento. E basta, c'è cioè di altro. Questo è a grandi linee per cosa ho visto io dalla partita e come l'ho vista. Sì, rispetto ad altri commenti è stato un po' molto più superficiale, ma credo che grandi cose da dire non ce ne siano. Soprattutto perché di per sé, anche a livello di arbitraggio, non è successo granché, cosa che magari spesso può succedere in queste categorie. Quindi, anzi, è stata una partita gestita abbastanza bene dall'arbitro. Quindi, complimenti all'arbitro, che di solito l'arbitro, con tutto il rispetto, queste categorie non è che siano molto eccelsi in quello che fanno, però vabbè. Insomma, detto questo, niente. Se non erro, la prossima partita dovrebbe essere contro la propria scienza, sempre fuori casa, partita che il 99,9% non vedrò, e quindi il commento eventualmente per chi l'aspetta non ci sarà. Al contrario, invece, della partita successiva, che dovrebbe essere quella infrasettimanale contro il Siena, se non sbaglio, martedì. Non mercoledì, martedì. Poi eventualmente, se magari qualcuno si fidasse di me, sbaglia, guardi, guardi, se
c'è questo qualcuno, guardi sui siti apposta dove c'è il calendario per essere sicuro, ora sto andando in base alla memoria. Comunque, detto questo, niente, buono così, ripeto, come ho detto inizio video, soprattutto, ma non solamente, chiaramente, dal punto di vista mentale, speriamo che abbia quantomeno, se non interrotto, dato una zampata importante a questo periodo, no, come tipo scacciamolo via, e chiaramente anche dal punto di vista di classifica, perché poi è la nostra principale, no? Però dalla situazione, secondo me, è meglio cercare di tranquillizzarsi dal punto di vista mentale, ma non solo, ma anche dal punto di vista staff, squadra, ve le vi pare, e poi ripartire, perché le potenzialità ci sono, perché altrimenti non si spiega come li vogliono, nonostante le non vittorie fatte fino ad ora, ovvero all'inizio 2018, lasciando poi le pause, ve le vi pare, sia sempre lì. Perché una volta è fortuna vince, due volte è fortuna vince, tre volte è fortuna vince, dalla Varta, mi sto riferendo, dalla Varta, anche se è sempre terza, dalla Varta, mi sto riferendo a, sapere tanti commenti visti, non solo nei video, ma magari in televisione, no? Sui programmi di altre squadre, riporto vince perché ha culo, perché praticamente il messaggio che riportava era quello, video di no. Forse ogni tanto ce l'ha anche avuto, però se non si spiega per come mai dopo metà campionato siamo sempre lì. Quindi vuol dire che le potenzialità ce l'abbiamo e cerchiamo veramente di non buttare via tutto. E attenzione, poi mi chiedo, perché sta durando anche troppo questo commento, soprattutto in base a quello che dovrebbe durare. Tanta gente fa, occhio si rischia di far con Alessandria. No, attenzione, a parte che speriamo di non fa quel patatrack, chiamalo così, che ha fatto Alessandria. La differenza è che se noi veramente cominciassimo da adesso, ovvero se anche oggi avessimo perso, quindi eravamo già dentro da parecchio tempo e continuiamo a essere dentro questo buco nero, chiamiamolo così, in realtà la situazione sarebbe stata diversa, Alessandro, perché Alessandro il flop grosso l'ha fatto verso la fine del campionato, diciamo l'ultimo mese, via. Noi no, perché se noi si sta facendo da inizio, anzi metà, quindi non inizio, seconda parte, ma metà campionato, quindi l'ossa sarebbe diversa eventualmente, il che è peggio, anche se chiaramente ci rimane più male se lo fai alla fine, vabbè, però questa è una cosa così che ci teneva a dire. Basta, mi chiedo, me ne vado, ciao a tutti.